Ciao ragazzi, siamo qua con un nuovo video. Oggi con me come ospite speciale c'è Jay Pata. Sono carichissimo Fabio, te lo dico, sono carichissimo oggi, eh. Bene, bene, allora ci affronteremo in quattro sfide. Faremo calci di rigore, tiri liberi, stop e tiro e uno contro uno. Il mio forte, grazie, ti ringrazio. Sarà una bella sfida questa, sarà una bella sfida. Sì. Ma abbiamo qualche commento tecnico? Sì, ovviamente come sempre ci sono i miei due fratelli, Antimo e Francesco. Ciao a tutti ragazzi. Eccoci qui, ciao a tutti ragazzi. Pressione grande cepata. Pressione oggi, pressione. È un piacere averti ospite sul nostro canale, ti ringraziamo per essere venuto. È un piacere mio, mi fate vivere un sogno, giocare nel rapido e soprattutto non sull'erba, così non mi sporco. Beh, poi sei un giocatore comunque molto rapido, c'è da dirlo, quindi alla fine questo campo qui ti potrebbe anche agevolare, per quanto alla fine non hai conoscenze prettamente calcettistiche. È vero, è vero, è vero. Aspetta oggi. No? Oggi sono in trasferta, poi c'è il tifo qua. C'è trasferta. Il tifo per te, perché noi ti faremo per te. No, grazie. Quindi andiamo. Dai, Forza Napoli. È normale, dobbiamo stare contro, se no non c'è gusto. Certo, certo. Nonostante quella maglia opinabile, insomma, il resto va bene. Allora, questa però... è tutta il template, ragazzi. E quindi niente, come ti senti per questa sfida? Sei carico? Sono carichissimo, io ho detto prima, sono carichissimo. Cerco di sfoderare le mie qualità di tecnica e tattica su questo campo qui, che per me è davvero nuovo, davvero. Non... Forse quando ero alle medie facevo i calcetti con i miei compagni, giocavo qua, però saranno 10 anni che non gioco qua. Ci sta. Qual è il tuo pronostico? Cioè, in quale sfida anche ti aspetti di fare meglio magari? Allora, l'uno contro uno è il tuo pane. Sì, quello sicuramente. E poi probabilmente rigori. Rigori. Tiri da fuori non mi voglio sbilanciare, non lo so. Poi okay. Lui è molto più allenato su in questa situazione. Dai, comunque allora, è anche una bella sfida perché poi siete giocatori anche abbastanza simili, no? È vero, sì. È vero. Lui però è mancino, io sono destro. E quindi questo potrebbe danneggiare chi se non? Signori! Il nostro portiere. C'è chi? Eccolo lì. Eccolo lì. C'è chi si schiera da un lato, chi dall'altro, e chi invece desidera soltanto vedere fallire tutti quanti. Eccoci qua, la sfida è sempre neutra per me, quindi è vero. Vedremo. Prima di iniziare dobbiamo dire che oggi c'è un ospite eccezionale, infatti oggi qui con noi c'è ZV Jackson. Ciao ragazzi, benvenuti da WWE, ciao agli oggi sono qua in cabina di regia, pronto, TV Verité, vedremo il verdetto finale, Jay Pata contro Fabio Di Mauro. Pronostico del... Pronostico secondo me pareggio. Per me è pareggio, sono Cristiano Ronaldo contro Messi del futsal. Io però ci tengo, quindi regia, grazie. Pareggio vinco io. Iscrivetevi al canale, perché più dell'80% guarda questi video. I ragazzi sono vicini ai 100.000. Diamogli il supporto della Play to Give e facciamoli arrivare a 100.000 iscritti. Grazie. Vero. Ringraziamo Anto per questo invito. Signori, siamo pronti di andare con le nuove sfide. Allora andiamo dentro con la sfida. In bocca al lupo, Reghi. Quindi ragazzi, sono 5 rigori a testa. Adesso inizio io. Dai, ragazzi. Questo adesso Jay Pata, questa è la nuova sfida. Questo gol mi stai demoralizzando subito. Cioè, ti devo tirare, ma vedo un rigore all'incrocio dei pali. Oh! Che miracolo! Ma cosa ha preso qua Ragnar? Che con la mano destra in estensione neutralizza. Stavamo... Vamos! Appunto, io sono andato a fare questo provino con la Serie A dell'L84. E i portieri usavano tantissimo le gambe. Invece, qua vedo tu magari ne userai molto di più. Sì, è tanto lavoro su quadricipiti. Fare portiere calcio a 5 è particolarmente difficile per questo. Perché, appunto, tendi a utilizzare molto i quadricipiti ed è molto stancante su quel punto di vista. Vediamo, Fabio. Sempre lì, oh! Scegli lo stesso angolo. Due là l'ha messo. Anche si butta meglio a sinistra che a destra. Però tu che sei portiere di futsal. Tocca Ragnar, provvidenziale. Che cosa ha provato Jay Pata? L'avevo messa lì, è andata a prenderla solo perché è alto, perché è lungo, perché è Spider-Man. Non vorrebbe comunque una porta di genere. Sì! No! Sì! Che Fabio che sono una figura di Siamo vivi. Fabio palesemente umiliato, distrutto psicologico. Beh, ma non è vero, dai. Adesso è difficile riprendere. Questo gol riapre la sfida. E andiamo, 2-1. Usa le gambe, in spaccata. Vabbè, meno male. Grazie, sentite il mister dei portieri che parla. La macumba. Bello. Questa volta incrocia, va di potenza, di prepotenza, spezza ancora Ragnar. Se sbaglia è finita. Se sbaglia è finita, quindi pressione psicologica su Jay Pata. Me la cavo bene con la pressione psicologica, ragazzi. Sistemati il ciuffo che non vedi. Parte ora! E lo fa benissimo. Ancara Milito, Diego Alberto. Non sbaglia pressione, non la sbaglio mai. Ragazzi, spaccio quello vinto, sono carico, quindi questo rigore è importante. Secondo me verrà spiazzato anche stavolta. Oh!
E a me le pare, spezza però le mani a Ragnar. Pare, lui invece si è fatto bucare. No! Team J-Pat ha perso. Allora andiamo con la seconda. Però è sbagliato il suo atteggiamento. Dovresti provare. Io con lui avevo perso nei rigori. Ho giocato fino all'ultimo tiro. Ma ho perso. Allora adesso andiamo con la seconda sfida. Tiri liberi. Quindi sarà più difficile di prima. Siamo un po' più lontani. Vediamo come se la caverà J-Pat. Usa la testa. Adesso andiamo dentro con la seconda sfida. Tiri liberi. Dopo la vittoria iniziale di Fabio, vediamo quale sarà la risposta di J-Pat. Pat da fuori aria su campo 11 non se la cava male. Neanche Fabio. Comunque, davvero una bella sfida, eh? Davide contro Golia. Ovviamente cercherò di portarmi su 2-0. In modo che su 4 sfide avrò almeno pareggiato. Ma tanto fai miracoli con me e con te ti lascio un po'. Aspetta, è solo la prima sfida, non demoralizzarti, Jay. Dai. Adesso pronto a partire, Pata! Ragnar! La concentrazione di Fabio ti fa esplodere il mancino. Mette sotto l'incrocio. Vediamo se Pata continuerà a subire colpi importanti. Adesso pronto a far esplodere il destro. Pata, prenda l'azione, palo! Ci si mette il palo! Di Pata. Palo. Scuote le mani! E qua è proprio, guarda la tribuna, palo. Cerca sguardi, qua è difficile, qua è difficile. Palo, aiuto! Mamma mia, scandaloso J-Pata, questo è proprio ex Foggia, eh. Guarda Ragnar prima di tirare, va Fabio! Ancora a incrociare e non ci capisce niente Ragnar. Non capisce J-Pata nulla, non capisce nulla. Deve reagire. Bravo. Parte Pata e Ragnar con la manona sinistra in estensione. Non è proprio la mia sfida, ragazzi. Ma io non mollo. Sono Pata, secondo me, un consiglio da ignorante, cerca di mirare proprio il palo. Tu lo sai che sono duro a morire ZV. Vediamo alla fine quanto finirà. Duro a morire Bruce Willis. Questo è il mio terzo tiro. Siamo 2-0 per adesso. Quindi questo, se segno questo, ho vinto. Sono 4 sfide, ricordate che sono molto duro a morire. Bruce Willis. Pronto a calciare, per esplodere ancora il mancino. E segna ancora. Praticamente c'è da dire questo. Ragnar con me si butta e para. Con Di Mauro no. Però è vero, però è vero. Però c'è da dire i primi due grandi gol. Questo lo paravo anch'io. Dai, sicuramente è molto più difficile iniziare a tirare con il pallone da calcio a 5. È totalmente un'altra sensazione. Quindi J-Pat, ti do un'altra possibilità. Come un'altra possibilità? È misericordioso, ma come un'altra? Ma ragazzi, voi mi conoscete bene. Sono duro a morire, come dice il mio fratello ZV. Bruce Willis. Stai attento, perché io proprio all'ultimo, quando c'è la pressione che mi pressa, io sono molto freddo e lì vado a vincere. Il anche buono. Se certo, bro. Ah sì, adesso vediamo quei tiri liberi. Vediamo se è vero. Non hai tirato male, però Ragnar te la parate tutta. No. Un po' di sfortuna mista. Cos'è da dire? Innanzitutto, qual è stato anche il tuo approccio nei riguardi del pallone più piccolo, nel pallone più pesante, nella porta più piccola? Tre cose. Vai. Primo, Di Mauro tira fortissimo ed ovviamente sta tirando molto bene. Secondo, allora, non è colpa di Ragnar, perché Ragnar mi ha fatto due parate clamorose ai rigori, sì. Mentre in questo qua ho tirato male io e ha tirato meglio Di Mauro. Terzo, mancano ancora due sfide. Ci aspettiamo la tua reazione, certo, la reazione. Noi abbiamo scommesso su di te. Poca pressione. Inizia lui. Per l'ex primavera dell'Inter. Ragno, Emiliano, controllo con la sua spara il mancino. Ehi, andiamo. Pata, è il tuo momento, Pata! Controlla la palla, anche lui con la sola. Fa esplodere il destro, Ragno c'è. E poi Fabio. Bene, ti tiri fuori, mi dà morale. OJ Martins. No! Ma ancora! Non ho niente da dire. Però bravo, mira il palo. Questo è il suo pensiero. Bravo! Questa era la mezza altezza chiamata prima. Ma infatti non so se te ne sei reso conto. Hai visto come sei andato giù con la gamba? No, cos'è questo stop? Ma Pata! Ma stai scherzando? Il mister qua ti cambia, eh? Sai qual è il problema? Io ho stoppato la palla d'interno come se stoppassi una palla normale. Già la palla mi è rimasta qui. Il quarto. Ancora! Stesso palo di prima. Non è gol! Entrare la palla. No! Ma ancora! Di quando è uscita? Ragazzi, ma nessuno segna. Fallo per Mucinalli. No! Ma dai, ma devo venire io! Devo venire io a tirare! Questo è gol. Non è possibile! Si era venuto. Diventa Peto Giv! Ti affido alla fede! Chi è Gollini? Il rapper? Attenzione, stoppa la palla! Guarda. Fratino! Oh! Una sfida che non finisce! E Fabio quindi adesso può portarsi a casa anche questa terza sfida. Ragnar non può più fare figli, quindi per tutte le telespettatrici che ci stanno guardando, on Samuel! Vada. La palla da vincere! Oh! Aspetta!
La fede, la fede, Federico, Fabio, Marconi, no, no, è tua questa. Niente ragazzi, questa l'ha vinta Gepata, siamo da uno, quindi adesso sarà decisiva l'ultima sfida. Ah, cosa abbiamo? Uno contro uno, però fate almeno più di un gol. Sì, a due. Cercate, dai. Eccoci ora, grande Gepata ad oltranza, sei riuscito a portarla a casa questa sfida ed hai riaperto. Insomma, questa challenge che si stava chiudendo col 3-0, poi fortunatamente è dimezzato le distanze e ora testa l'ultima sfida. Che è l'uno contro uno? Che è l'uno contro uno. È l'uno contro uno, beh, puoi pareggiare, c'è l'occasione per tornare in parità. Come te la vedi? Con tutte le pressioni addosso, perché se vinco è 2-2. 3-1 netto è... Raga, è pesante. Allora vediamo quest'ultima sfida come va a finire. Se vince Pate pareggio e vinco, quindi Dima, mi dispiace, ma la bolata del penguin è più importante. Tutto pronto, si parte. Oh, nessuno che riesce a fare lo stop. Nessuno qui. Gatto randato. Dai, ci sta. Bello! Ora. Hai ragione Fra, e adesso la battuta di Ragnar infatti cambia. Già, adesso vediamo. Tre patate che sfida. Vuole portarsi la palla sempre sul terzo. Fatti lo capisce. Poi c'è Gepata! Miracolo! Miracolo di Ragnar! Sì, però è partito molto, molto meglio Gepata. Adesso attenzione, va velocissimo. Perde il possesso. Ha dimenticato lì. È stato Ragnar. Blocca. Riesce anche a concludere destro-sinistro, quindi non fa differenze. Invece Fabio costretto ad andare sempre sul sinistro e Pata lo conosce. È anche un po' più convinto quando è un po' troppo morbido, secondo me. Attenzione però adesso. Occhio, occhio! Questo gioco di gambe riesce ad andare su fondo. Attenzione! Allo specchio! Ragnar, arriva anche il primo squillo di Fabio. Cerca di recuperare quelle che sono mosse. Il giocatore in casacca 22. Adesso lo punta. Gioco di squadra. Bello! Attenzione! Fabio, bellissima la sfida, poi cerca di sconcagliare. Punta Fabio, con calma, non le pazienza. Attenzione, però, Gepata! Quella che rimane lì! Attenzione! Gepata Ragnar, monumentale qui! Guarda, attenzione, riesce, va al tiro! Quella che rimane lì! Fabio! Torna dietro, ovviamente, giusto, deve tornare dietro. Sì, almeno all'aria bianca. Già, adesso prova a costruire, essere il più imprevedibile possibile. Sta tantissimo, oggi vado a attenzione! La punta! Chiude qui, e questo è un gol da futsal. Questo è un gol da futsal. Finalmente un gol di punta. Sto prendendo un po' confidenza. Arriva a due, arriva prima a due vince. Adesso c'è fatto, vuole la reazione qua su destro. Cerca lo spazio che non lo trova, ora va sul mancino. Non riesce però a caricare perché si porta la palla proprio esternamente. Ora cerca di costruire una trazione. Sì. Punta Fabio. Sì, Fabio ha giocato molto in sola e poi con la punta più di solito non usa ancora. Riuscirà a chiudere la velocità. Questo è la palla su destro. Attenzione ancora, suola, dribbla anche le... Ed eccolo, il palo. Dribbla anche il, che ne so, il contadino sotto casa. Dopo e finisce 2-0. 10 tiri nell'uno contro uno che non ho segnato, ho detto, per me va bene così. Secondo me ha mollato lui, perché se potevi, l'hai lasciato andare nei due gol, l'hai lasciato andare. Bro, tu hai fatto 10 tiri in uno contro uno. Lo so, però ho detto vaffanculo. E lì è proprio chi combatte di più. Il bello del campo stretto è, lo adoro su. Vabbè, è una bella sfida. Però ragazzi, l'eroe di questo campo, ma ripeto, ce lo aspettavamo. Sì, è normale che comunque non è abituato né al campo né al pallone, quindi cambia tutto. Oh, lo abbiamo allenato domenica, 3 gol devi fare. Joy Pasqua, peccato. Peccato perché tra noi tre eri l'unico che poteva fare qualcosa. Però ho perso meritatamente, quindi complimenti vanno a Fabio. Però adesso io vi mando la sfida, voi tre contro noi tre. Wow, che bella. Abbiamo pure i portieri, cioè. Ok, vai, allora iniziamo, facciamo adesso. Signori, prendiamo la porta. Signori, vi aspettiamo. Allora ragazzi, per questo video è tutto. Noi ringraziamo ovviamente Ragnar, Pata e ZV. Grazie a voi ragazzi. Esatto, noi ringraziamo Gepata per averci dato l'opportunità di partecipare a questa sfida. Iscrivetevi al suo canale, passate da lui, link in descrizione. Grazie ancora davvero per grazie tutto il supporto, ragazzi, che ci stai dando per aver partecipato in questa sfida. È stato davvero super, purtroppo un po' di sfortuna soprattutto nella challenge finale. Ma sai perché non ci vedeva col ciuffo? Ha propiziato la vittoria di Fabio. C'era il ciuffo davanti agli occhi. C'era il ciuffo davanti agli occhi, secondo me è quello. Ci siamo divertiti tanto, grazie fratelli di Mauro ragazzi. Ringraziamo Pata, Rag, ZV. Oh, 100.000 iscritti! 100.000 gamba, raga. Iscrivetevi al canale, ragazzi, 100.000 K. La prima volta l'ho visto arrabbiato. Però arrabbiato come l'uno di Ragnar. Iscrivetevi. È la prima volta l'ho visto arrabbiato. Iscrivetevi al canale. Sì, grande. Sennò, ha ragione, ragazzi. Parliamo. Ringraziamo tutti, raga. Ciao, ragazzi. Al prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.